il cardinale Parolin e lo Stato di Israele. Lo sapete, lo sappiamo tutti, che lo Stato di Israele si è imbarcato in una impresa contro Gaza, un'impresa difficile da condividere. Difficile da condividere, anche se c'è stato l'attacco del 7 ottobre dell'anno scorso, no? Nel corso del quale sono stati uccisi barbaramente alcune migliaia di ebrei, e diverse centinaia di ebrei sono stati fatti prigionieri o sono ostaggi di Hamas, di Gaza. E il cardinale Parolin è intervenuto dicendo che la risposta dello Stato di Israele non è proporzionata. E c'è stato un battibecco tra il cardinale Parolin e lo Stato di Israele, un battibecco. Che sia chiaro, nessuno può condividere ciò che sta avvenendo a Gaza, che sia nessuno. Sì, c'è stato l'attacco di Hamas contro lo Stato di Israele, ma la risposta di Netanyahu pare eccessiva. Però, per mettere in equilibrio le situazioni, io qua vorrei ricordare al cardinale Parolin che nell'Europa cristiana e cattolica c'è stata la Shoah, capito, cardinale Parolin? La Shoah avvenuta nell'Europa cristiana, cattolica, luterana, calvinista, nell'Europa cristiana. Lo sai, cardinale Parolin, che quando si faceva la Shoah nell'Europa cristiana, i palestinesi erano alleati di Hitler. Lo sai, cardinale Parolin, che nel 1938 il nostro duce, uomo della provvidenza, firmò le leggi razziali assieme al re contro gli ebrei, le leggi razziali contro gli ebrei. E vanno ricordate queste cose. Ma soprattutto va ricordato che quando era in corso la Shoah, dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei portati nei lager, nelle camere a gas e poi nei forni crematori. E che quando era in corso la Shoah, i palestinesi erano alleati di Hitler. Beh, qua mi fermo. Io auspico che tornino i buoni rapporti tra il cardinale Parolin e lo Stato di Israele. E ricordo a tutti che questi due pregiati romanzi storici vi aspettano in tutte le migliori librerie italiane. Ok.